Buonasera Feltri. Allora, il governo ha emanato il suo primo provvedimento, no? Il decreto legge anti-rave, che ha suscitato molte polemiche. Ho visto, Sì. Beh, normale, insomma, sì. sono polemico anch'io. Ah, sì? Ah! Sì, certo. Ah! 6 anni di carcere sono pochi. Chi No, ecco, no, 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 no. fa i rave merita Guantanamo a vita. No, 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 no. Una condanna peggiore potrebbe essere Pizzo Calabro un paio di No, settimane, no, no, senta, non che al iniziamo. cambio valgono più o meno 2 ergastoli. Adesso non cominci per favore a Ma no, ma insultare. non comincerei, mi No. scusi, sono pene Ma no, adeguate. sono Non ho troppe. mica invocato la condanna a 20 anni di matrimonio. Che non è una condanna, I ricordiamo. rave vanno proibiti perché Sì. sono un ritrovo di squilibrati Ma urlanti no, senza ma regole né ritegno, no. esattamente come un qualunque talk show, Ah, beh, però questo. almeno i talk show sono legali. Sì, ma infatti, però. Ma io poi non me la prendo mica neanche con i ragazzi Ma che magari infatti. vanno lì cercando di rimediare una ciulatina, ando coio Sì, che coio, non è questo un che da attimo. ubriaco anche il tubo di un scappamento di un appunto del 96 ha Sì. il suo perché. No, no, vabbè, 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 va sempre a finire lì, la per favore. Guardi che l'argomento è serio, si potrebbe anche affrontare, Cosa? no? Affrontare cosa? Che Ma cazzo no, dice? ma Ma no. cosa? Ma è così, sono, dico la fattualità fattuale, Ma fattuosa. cosa fattuale? Quando sei giovane non è neanche colpa tua. Ma infatti. Se sei come sei, infatti, io al gabbio ci manderei i genitori, Che poi anche lì, idiota insomma. 1 e idiota 2, così Oh, oh, oh. mi capisce anche la sinistra. Vabbè, ma non è detto, ma no. Perché? Perché? Perché Beh. le madri di oggi sono la prima causa di Ma devianza? non è vero, a I volte c'è. figli la sera escono senza dire dove vanno. E Tra vabbè. l'altro escono alle 11 di sera, ma Eh si sì, può. ma vabbè, Io alla adesso. loro età alle 11 rientravo, Ho capito, ma. solo una volta sono uscito alle 11, ma perché c'erano i bombardamenti. Vabbè, altri tempi, ma. E Però. A questi escono e magari vanno a fare la guerra fra gang, parte che con la non mamma tutti. compiacente che invece di fermare il figlio gli dice: fa freddo, amore, mettiti il tirapugni di Ma lana. non ne fanno così. Mena senza sudare, Ma ma non esageri, vaffanculo, non ma è dai, è vero. Ma non così. è così, ma no, ma Ma sì, no. è così. Ma Ma no, vengono su storti. no. Ma Ai non è miei vero. tempi, ma sì, ai miei tempi non era così. In Vabbè. famiglia si aveva un dialogo, Va bene, adesso ci. c'era la poesia di una comunicazione Ah. fatta di gesti antichi. Che bello. Ah, addirittura. Sì, Mia tipo. mamma, quando mi inseguiva, non riusciva a fracassarmi il mestolo in testa, Ah, ecco. allora prendeva lo zoccolo da lancio Ah, che mi esisteva. tirava e dopo avermi colpito le tornava indietro come il mantello di Thor. Vabbè, questo però non è che sia a Senza livello. questa educazione mica sarei venuto su orgogliosamente così come Ah, sono. beh, certo, sì. Altro che reddito di cittadinanza, la Sì. Meloni deve istituire la zoccolata di cittadinanza. Ma no, guardi, senta, Ma questi sono sì, ma ma sì, ma no, no, ma sono sì. metodi educativi autoritari, sorpassati Ma sul anche. passato sarà sua sorella, che cazzo Vabbè, dici? salutiamola, ma Ma no, no, ma sul perché passato dobbiamo. sta c'è, ma abituatevi, perché ora è tornato di moda il nero. Beh, allora c'è questa, è un Più modo di. attuale di così, Sì, però meno non. male perché abbiamo avuto il rosso per 80 Ma anni, non abbiamo avuto poi il rosso. l'arcobaleno, che guarda caso ci ha portato il Covid. Cosa dice adesso? Infatti, con il lassismo degli ultimi anni, anche il virus ha potuto fare quel che gli Ma pareva. cosa sta. Guardi, sono Adesso, follie. però, è tornato il rigore Ma sì, della ancora. Meloni. Ma Ci quale vuole rigore? rigore. Ma quale Le rigore? cinghiate dei genitori a casa, No, non si le sane deve. bacchettate della prof a scuola, che tra No. l'altro ti avviano alle manganellate all'università se le occupi. Ah, vabbè, certo, ha una logica, ma è È il cerchio perversa. che si È chiude. perversa. Non si tirano le manganellate agli studenti a scuola, eh? Se sono Il pacifici, da eh? fare tanto, c'è da rimettere Ma ordine, non così tanto, poi. disciplina nel paese, anche Adesso. se come prima iniziativa io non avrei certo abolito i rave, Ah no? Ah? bensì certi matrimoni gay, che Ma cosa dice qua? Qua? sono Quale? un vero e proprio crimine contro l'umanità. Ma cosa dice? Lei è contro i matrimoni gay, Ma no? no, ma quando mai io sono Appunto! stato contro i matrimoni gay? Ho Appunto! detto certi.
Ah. Ho detto certi. Sì, non ho sentito bene. Io certi. Sono contro il matrimonio tra queste due fighe qua. No. Ah, ho capito. Vabbè. Miss Argentina e Miss Porto Antico. E certo, le due donne sposate. Più belle del mondo, sì. Che sposandosi si annullano a vicenda. Ma no, anzi, facciamo gli è auguri. È il più grande spreco di spaccozza da quando l'uomo si è fatto eretto. No, no, guardi, no, è una cosa bellissima. Anzi, auguriamo tanta felicità alle due Miss. Ma è bellissima. Ma non puoi far sposare due fighe così. Ma sì che si può, ma certo. Piuttosto fai sposare la Boldrini con la Mannoia. No. La Gruber con l'Annunziata che a livello di limonabilità sono tutte sotto il cerco pitecco. No. Andrea Zalone, Silvano Perfioramen, ciao fratelli. Buonasera Feltri, senta, cosa ne pensa dei milioni di giovani italiani che fuggono all'estero? È allarmante, no? Sì, certo, è allarmante. Sì. Pensare a tutti gli altri che rimangono qui. No, perché? Appesi ai coglioni come Tarzan alla liana. No, ma non usi solo questo. Lo facciamo noi. Sì, no, non inizi, per favore, non usi questa espressione. Ma non inizio cosa? È fattuale? Sì. I giovani vanno cacciati via tutti perché sono un pericolo per la società. No. Bombati di droga. Ma va. Imbrattano i muri con le bombolette, quelle piene di droga. Ma qualcuno lo fanno fa, le orge all'università piene di droga. Ma cosa dice? Ma no. Io trovo tutti i giorni in ascensore pieno di giovinastri che ci fanno i rave. Ma dove, in ascensore? E ingoiano i pulsanti della bottoniera come pasticca di ecstasy. Ovviamente non è vero, sta esagerando. Ma è vero, sì. Generalizza. I giovani sono così. No. È da no. 68 che mettono a ferro e fuoco l'Italia ubriacandosi con l'acido della batteria delle auto. Ma cosa sta dicendo? Ma no. Bucano no. le ruote dei passeggini ai giardinetti. No, mai fatto nessuno. Mettono i piragna nelle fontane dei pesci rossi. Scambiano i segnali stradali. Ma non è vero. Mettono il guinzaglio al nonno. E poi lo abbandonano in autostrada. Ma quando mai? Ma cosa si sta facendo? Una cosa, una descrizione che non esiste, non inventa tutto. Ma no, inventa lei, ma che cazzo dice? Io non invento niente. Ma no! I giovani sono dei carnefici. Ma quando mai? Che da piccoli ti tolgono il sonno piangendo. Ho capito. E da ragazzi te lo tolgono rientrando in casa alle 3 del mattino. Vabbè, ma è la loro vita. Altro che il terrorismo, è il giovanismo la vera piaga del paese. No, le ONG guarda. Facessero un vero gesto umanitario scaricando in Francia anche i nostri giovani. Ma no! Solo i bingo bongo che si fanno love bot a sbaffo. Ma cosa? Ma quali love bot a sbaffo? Ma per ma favore, tra l'altro, ma tra l'altro la Francia ci ha dichiarato guerra perché la comanda Macron. Ma cosa c'è? No, ma perché è un giovane. Ma no, cosa c'è? Non sarebbe successo se al governo ci fosse stata l'ultrasecolare moglie Brigitte. Ecco, però non le insulti, grazie. Ma un complimento, ma poi per forza i francesi non hanno problemi a far sbarcare le orde di mangia banane. Può non chiamarli così per in Francia cortesia. L'unica cosa bella da salvaguardare è la Gioconda. Ma non è vero. Che hanno rubato a noi. Questo è vero, però... La Torre Eiffel è solo un traliccio del telegrafo obeso. Ma no. Ma perché deve offendere? Sì, la puzza dell'aria dei loro formaggi. Ma no. Ma non sta offendendo tutto un intero paese. Tra l'altro non è il caso in questi giorni di... No? Cerchiamo di essere distensivi. Se il suo cazzo di pubblico mi facesse finire la... Adesso credo che glielo consentirà. È pagato da lei. Guardi che è un apprezzamento nei suoi confronti, L'unica cosa che hanno i francesi è la puzza nell'aria dei loro formaggi. No. Che è pari solo a quella del loro deretano, che non si lavano mai. Ma sono luoghi comuni. Possiamo tornare a parlare di giovani, ma seriamente? Ma allora, seriamente. Dico che i giovani devono essere espulsi tutti. No. In Italia devono restare solo i vecchi. Ma come solo i vecchi? Ma no. Ah sì, che sarebbe il paese dei balocchi. Ma no, ma ci vogliono i giovani. Anzi, il paese dei barzotti. Ecco, ci mancava. Ma non è possibile comunque. Non è possibile, lo dice lei. Ma no, non si può. Con un paese solo di vecchi tutto sarebbe aperto giorno e notte. Perché i vecchi non dormono. Certo. Il debito pubblico si risanerebbe di colpo solo con gli introiti delle farmacie. Questo è vero, sì. Non si vedrebbero più in giro quelle merde di tatuaggi. Ma perché se uno di noi li fa sulla pelle raggrinzita l'inchiostro si spande come sullo Scottex. Che brutta immagine. Però è vero, in effetti sì, è meglio. In un mondo di vecchi. Sì. Se uno occupa
la tangenziale non è per protesta, certo, ma perché viaggia a un chilometro orario. Certo, è ovvio, sì. E dietro tutti gli altri in prima. Però non è un mondo che possiamo augurarci. Quello, no? Che mette la seconda lo chiamano Fast and Furious. Per dire, questo pazzerellone. Però non è un mondo che possiamo ma neanche immaginare, non lo vogliamo immaginare, no? I giovani ci servono. Ah, ma no, nei supermercati i ritmi sarebbero più umani. Cioè? Perché in fila alla cassa ci avrebbero... Ci servirebbero 3 ore di tempo per socializzare, perché? Avremmo. Perché? Ma perché? Ma perché? Perché? Perché la vecchia paga con i centesimi. Sta lì. E dall'altra parte la cassiera, che è un'altra vecchia. Quindi, certo. Per cui fra tutte e due la conta delle monetine diventa più complessa, certo, di un intervento di microchirurgia. Certo, ore e ore solo per dare il resto. Interventi poi in ospedale vi farebbero sempre degli ottuagenari. Quello è un po' un problema. Con taglia a zigzag. Certo, perché la vista... Ma perché la mano è tremante, è ovvio. Certo. No? Però speriamo di no. Ma, no, ma speriamo, no, di sì invece. Ma no! I giovani vandali buttano le zuppe sui Van Gogh. È brutto, lo so, però... I vecchi non ce la fanno a tirarla. Questo è vero. Se la tirano sui piedi. Certo. Ma poi l'anziano la zuppa non la spreca. Certo, perché certo, con la dentiera, cosa cazzo vuoi che mangi giù? Il torrone? No, infatti, certo. Tra l'altro un mondo di anziani sì, sarebbe ad impatto ambientale quasi zero. Perché? Perché abbiamo il metabolismo di una begonia. Ah beh, certo, certo, gli anziani, ovvio, che però... E così sì, sarebbe contenta anche la Greta Thunberg, che tra l'altro... Che ora lascia il posto alla sua amica... Esatto. Vanessa la Balumba. No, 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 un po' di rispetto, per favore. Si chiama Vanessa Nakate, ed è ugandese. Ma sì, ma è quello che ho detto io. No, no. Viene dalla Balumbia. No, non si dice, non si... È non una si bella gnocca. Sì, è molto carina, però... Per non... cui nel cambio con la svedese, con la faccia da pagnotta di Lariano... No. La prego, no. Ci abbiamo guadagnato. No, no, non si dicono queste cose. Ma sì, ma lo devo... non si dicono Non si dicono, non si possono ma dire. Ma lei è un'ipocrita, che lo pensa ma non lo dice. No, non è vero, no, ma no. Non è vero, solo che anche questa Vanessa, la leonessa, che ogni mattina si alza per cacciare la gazzella. Non è così, non è così. È una giovane, mentre io voglio un paese fatto solo di novantenni. Ma no, ma no. Dove se senti un cingolio... Da una stanza all'altra, non aiuto, è qualcuno che tromba facendoti invidia. E cos'è? È il rumore delle articolazioni quando ti giri nel letto. Ah, certo. Buonasera Feltri, avrà letto, noi i giudici hanno bocciato il decreto di Salvini che sui documenti imponeva di scrivere madre e padre, no? Per ora valgono genitore 1 e genitore 2. Nonno 6? No, no. Nonno 7. No, no, era solo... Nonna 9, la vendetta. Ma che no, ma non faccia lo spiritoso. Ma no, che cazzo sono parenti o stagioni di Netflix? Ma non cominci subito, è una cosa seria, no? No, non cominci lei. Andando avanti si arriva zio 1, padre di cugino 6, no, parentesi quadra, di zia la seconda. Ma non è così. Frato il cane della nuora 3, per cui dato il cognato sì, X, sì, il candidato trovi... Sì. Che si tromba la vicina di casa Y. Ma perché deve andare lì adesso? Ma no, questo è puro onanismo mentale dei giudici comunisti boldriniani. Ma no, 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 no. Ma non insulti la magistratura. No, ma è così che non avendo una vita propria si occupano di rinominare i gradi di parentela quando non sono impegnati a sbattersi il martello sul coglione 1 o coglione 2. Allora, un po' di rispetto per la magistratura, ma perché deve... Ma no, ma no, ma no, ma senza le parole madre, padre, a messa... Cosa dovremmo dire? Ma cosa genitore 1 che sei nei cieli. Ma no, ma no, cosa adesso no, non è non Ave si Maria, genitore 2 di Dio, prega per noi peccatori. Ma cosa c'è? Adesso, nell'ora della nostra morte, che sarà tra 2 settimane, perché su questo cazzo di pianeta siamo già in 8 miliardi. Ah, ecco, questo è vero, è vero, è vero. Cambiamo anche argomento. Anche se percepiti i miliardi sono 16. In che senso? Cosa vuol dire? Grazie alla Thunberg e la Gruber. La lasci sta, lasci che, sta. Sì, è vero che sono soltanto 2, ma scassano con una forza sì, tale no, che vabbè, sembrano 4. No, vabbè, no, non insulti sempre. Ma no, insomma, non insulti lei, ma io non insulto, è ma che perché sono deve turbato. Andare... Ma no, perché sono turbato da cosa? Dal fatto di 8 miliardi di persone sulla Terra. È un dato inquietante. In quanto, visto che 1,5 miliardi sono cinesi, 1,5 miliardi indiani, sì, infatti, 1,5 miliardi africani, se ne deduce che il mondo, a parte noi di Bergamo,
È invaso da 8 miliardi di extracomunitari. Ma no, ma come? Un incubo. Ma che visione ha? Ma cosa dice? Ma tu guarda, se il terzo mondo, oltre a fotterci il lavoro, ora ci ruba anche l'ossigeno. Ma non ci ruba niente. La verità è che siamo in troppi per un pianeta solo. Questo dovremmo sì. vivere a razze alterne, no, come no. si fa con le auto. No, no, no. E il nord Italia dovrebbe essere ZTL, cioè? Ossia zona terroni limitati. Lasci stare, non vada anche lì, ma lasci perdere. Io... Ma perché? Ma tutte le volte a qualche... Perché io voglio stare solo. Ho capito, ma... Come il marito della Meloni. Cioè? Cosa ma fa? Il marito della Meloni ha avuto questa fortuna che la moglie per il G20 si è levata dalle balle, portandosi dietro anche la figlia. Ma cosa vuol dire? Non è che no, cosa vuol dire? Ma lei è proprio un testa di minchia, scusi. Sì, ma allora, intanto... Dico la verità, io dico delle verità, è lei che si vergogna di dirle perché è un'ipocrita. No, ma io no. a tutti i mariti darei una Meloni di cittadinanza. Ma cosa sta dicendo? Che si è... compenetrata nel dramma dell'uomo Meloni, che con due femmine in casa trova il bagno talmente sempre occupato che deve dividere la lettiera col gatto e la barba se la fa sul riflesso delle pozzanghere se piove. Ma che discorsi sono? Non è che sono discorsi che la Meloni ha fatto benissimo a portare la bambina al G20. Ma questo certo. A parte il fatto che dal momento che lei e la figlia sono alte uguali, Xi Jinping è stato un'ora a parlare con la ragazzina pensando che fosse lei. Spero di no. No, speriamo di no. E non è vero. Però, Giorgia ha fatto solo il suo dovere di madre. Certo. Sottolineo madre. Ma sì, e non genitore uno. Che invece guarda, come dicono i comunisti, che hanno portato alla rovina questo mondo. Cosa sta dicendo? Addirittura il calcio è finito in mano ai beduini. Ma cosa c'entrano i comunisti? Ma poi non insulti gli arabi, guardi. Ma no, veramente. Ma chi li insulta? Ma no, è che il Qatar è avulso dal calcio. Ma no, ci fanno... È avulso dal calcio come le calabresi dalla ceretta. Allora, lasciamo stare... Ma è fattuale, non si può correre con la tunica, le babbucce dare colpi di testa con un asciugamano arrotolato sul cranio. Ma non giocano così. Poi con quei gusti pacchiani con le porte di calcio che sulla traversa pendono lampadari in cristallo. Ma dove? Ma no. A centrocampo la fontana col puttino. Di platino, non sarà così. Il pallone diamantato. No. Per cui a questo punto meglio che l'Italia non ci sia. Perché? Perché con Insigne e Immobile che sono napoletani, ogni due minuti non avrebbe fischiato l'arbitro, ma l'antifurto. Ma no. Buonasera Feltri, senta, io sono rimasto stupito che sul caso Soumahoro lei lo abbia difeso dal suo giornale. Devo dire che... Cioè, è ovvio. Beh, insomma, le fa onore perché... Sono garantista e solidale. Bravo, bravissimo. Perché comprendo che un povero disgraziato, essendo sotto botta della suocera e della moglie, è già condannato a una specie di Guantanamo, però più duro. No, ma non cominci, speravo duro. Qualcosa in meglio, guarda, non cominci. Ma che cazzo sperava? Comincio cosa? Ho capito, perché non andasse subito lì, quel poveraccio, oltre la rogna, pure la gogna, troppo. Questo è il vero, matrimonio la gogna. È già il 41 bis, ma no. Ma anche 42 abbondante. Non è così, il matrimonio ma è... poi su Moro, in caso, sarebbe tirato in mezzo in una faccenda di negri non pagati, dimostra che in Italia sia perfettamente integrato, bravo. No, cosa dice? Tanto non è indagato. Ma la verità, ma pure il video che ha fatto in cui metteva in scena il più classico degli italici chiagne e fotte, è la prova provata che quello ormai nelle vene non ha più sangue, ma la pummarola. Ma no, adesso non era e poi felice. Onore al merito, tra l'altro, perché Soumahoro è l'esempio di come, anche se sei un baluba, non è un baluba, stando con gli umani, puoi apprendere ed imparare. Ma cosa sta dicendo? Ma infatti io avevo un Labrador che dopo anni capiva al volo quando volevo le ciabatte. Ma cosa sta dicendo? Ma non lo fai, non può ma mica no, paragonarlo al Labrador. Ma che cazzo, ma offendo cosa? Per il Toblerone piangente non mi sto sperticando in complimenti. Ma non è vero. In quanto ha talmente assorbito la nostra cultura che ha trovato pure il modo di diventare parlamentare. Certo. E arrotondare senza fare una beata minchia di niente. No, allora adesso altro che stivali col fango, quello l'ha sfangata la grande. Sciappo. Questo è un punto di vista, ma no. Ma per favore, che sciappo? Ma per favore, cosa? Ma non può arrivare. Ma è fattuale. Ma no. E inoltre va apprezzato lo sforzo di Soumahoro. Quale? Che in Parlamento, in mezzo a tante persone, resiste al desiderio di dargli un paio di morti.
soprattutto all'ora della merenda. Ma finito, ma cosa? Allora, siamo partiti dal fatto che lo difendeva, ma ha finito di insultarlo. Ma quale insulto? Ma lo sta insultando? Certo, va detto che il cioccolatino che ha la lacrima come il gorgonzola si è integrato, sì, però mi è andato sul versante terronico, in quanto noi al nord, che a differenza dei meridionali abbiamo l'anima, cosa siamo dice? Dotati di etica, morale e senso della legalità. Ma basta, la mano può fare ma se così a Bergamo, per esempio, non c'è neanche una casa abusiva. Ma non è vero. Perché da noi hanno i permessi anche le capanne dei presepi. Ma sì, ma non il è vero. Il genio civile è pieno di pratiche approvate per il montaggio di casette di Barbie. Certo, sì. Da sì, noi sì. Geometri del comune tutte le mattine fanno l'appello delle verande. Certo. Invece al sud è tutto abusivo, tanto che la campagna in pratica al catasto non esiste. Ma non è perché deve esagerare? Non ma è così. In campagna ogni mattina nasce un comune nuovo. No. Ah, è nato bene, di quant'è? Di 4.008 abitanti. Ah, complimenti, un bel comune. Sì, somiglia tutto il suo assessore all'urbanistica. Mamma mia, ma perché? Ma no, allora, ma non si può fare sempre. Sono sempre frasi fatte. Sì, perché sono tutte cose vere. Sono tutte cose riscontrate, fattuali, vere. Al sud costruiscono facilmente, pure perché lì non è arrivata ancora la tecnologia del mattone cotto. Non vado avanti. Per cui tirare su un muro con i blocchi di guano pressato è più semplice. Ci mancava il guano pressato. Ma poi è nella loro cultura. Sì. Al sud mansardano anche i semafori, tipo palafitta. Ma non è vero. Ma sì, perché gli serve spazio per la cameretta del 13° figlio, che anche quello è abusivo. Ma no. Perché andando in sei in motorino, saltellando sulle buche, la copula, è ovvio che ci scappa. Allora, sta delirando. Sta non sono tutti figli evoluti. No, ma guarda, tanto complimenti al fatto che fanno tanti figli, ma sta dicendo cose deliranti. No, la realtà. No, non è la realtà. I terroni sono così. La smetta di chiamarli. Basta guardare anche in Qatar. Cosa c'è? Ci hanno tirato su 8 stadi in una settimana. Sono stati velocissimi. Infatti è anche per questo che non guardo i mondiali. Oltre al fatto che l'Italia è fuori mentre il Marocco è dentro. Se lo merita il Marocco, ma soprattutto non guardi i mondiali del Qatar, perché lì le partite sono infinite. I recuperi durano più del secondo tempo. Questo è vero, sono un po' più lunghi del solito. Per forza, la prima volta nella storia dei mondiali arbitrano le donne. No, cosa c'entra? A parte che ha arbitrato c'entra? Se l'arbitro è una donna, la partita non finisce mai. Ma cosa dice? Ogni due minuti l'arbitra va in bagno con la guardalinea a rifarsi il trucco. Ma questi luoghi senza contare che quando un giocatore si fa male, la donna arbitro scatta quel senso materno per cui invece della barella lei gli dà un bacino sulla bua. Ma si possono dire ste robe? E infine l'arbitra donna è inevitabilmente di parte, in quanto appena uno la tratta male invece del cartellino rosso quella si innamora, perché le donne amano lo stronzo. Buonasera Feltri. Allora, si allarga a macchia d'olio il cosiddetto Qatar Gate, no? Una vicenda che sicuramente crea indignazione. Lo credo bene, altro che se indigna. Ecco, vede, Io capisco la tentazione del denaro, ma per quanti soldi ti possono dare, parlare bene dei beduini sui cammelli è segno di deviazione mentale. Non cominciamo, guardi, non inizi, non era così. Non è la verità, i ciucciadatteri non li chiami così. Non hanno un pregio che sia uno, basti pensare che insaccano le donne nei burka, con la conseguenza che poi non si riesce a capire la differenza fra una figa col turbo e una cozza a pedali. Cosa dice? Non è quello il tema, guardi. Dico che parlare mal dei saraceni è quasi un dovere civico. Ma non è vero, perché vogliono islamizzare l'Occidente. Ma queste sono... Vogliono far diventare San Pietro una moschea. Ma quando? Vogliono mettere in cima al Duomo, al posto della Madonnina, un kebab che gira. Ma dove l'ha letta? Ma non è vero, ma sono finzioni, è una propaganda. Lo sanno tutti, e questi corrompono chiunque. Ma no. Tant'è che a me è successo che quando ho osato fare delle velate critiche... No, lei ha scritto un titolo. Fatto velate critiche. Non ha fatto, vabbè. Tipo dire che gli sceicchi cammellati a forza di respirare sabbia hanno il cervello che ha una clessidra, e ogni tanto per farli ragionare devi ribaltarli. Ma la non sono velate critiche. Ma è così. Non sono velate critiche. E cosa le è successo?
Mi è successo che i colleghi dell'ordine, dei giornalisti, mi hanno messo sotto processo. Ma si può. Ma se ha usato questi toni, certo. Ma no, si ma deve, no, che si cazzo deve. Di toni? È che i miei cosiddetti colleghi hanno l'amor proprio di una tenia. Ma non io, adesso non per stia... cui per farmi stare zitto hanno preso soldi dagli sceicchi come delle prostitute. Ma no, evidentemente ma no. Per senso di continuità col lavoro delle loro mamme. Allora, non insulti i suoi colleghi. Così. Ma non è così, no. È la più meretrice di tutti in questo senso, è la sinistra. Adesso cosa che c'è? Che da sempre è l'emblema della corruzione. No, da sempre, ma cosa sta dicendo la sinistra? Panzeri non è di sinistra. Ma è un caso, è uno... Eppure se è di Bergamo, scientificamente noto che ha la sinistra a zero al bergamasco. Cosa c'entra che Bergamo? La sinistra Bergamo è un'anomalia genetica. Ma no, ma non è probabilmente vero, sfuggita di mano da qualche laboratorio che fa esperimenti clandestini. Ma non è vero, ci sono di sicuro quelli... è successa una cosa come nel film La Mosca. Cosa? Dove nel macchinario si sono mischiati due DNA, quello cosa? Della polenta taragna e quello dell'eschimo. Ma cosa sta dicendo? Creando un'orribile mostruosità. Ma Farnetti, cosa sproloquia? Ma così a Bergamo è solo la sinistra che porta la corruzione al malaffare. Ma ci mancherebbe. Un bergamasco di sinistra lo riconosci dal codice a barre sul culo. Sia buono, sia pronto buono. Per essere comprato. No, ma non è, non... E anche la greca vicepresidente Caili è sì. di sinistra. Solo che in quel caso i soldi glieli avrei offerti anch'io. Ah, solo però perché? Per darle una leccatina infrainguinale. A posto così, per no, capire no. se ha un retrogusto di moussakato. Ma non sia sessista. Senta, guardi, facciamo così, cambiamo argomento. Parliamo invece della mini naia di 40 giorni proposta da Ignazio La Russa. Lei è d'accordo? No, no, ma no, non sono ecco. d'accordo sui 40 giorni, che cazzo sono 40 giorni? In che senso? Ma per me, come sì. sono messi i ragazzi oggi al servizio militare, ce li manderei per un decennio minimo. Ma come decennio? Un decennio di sano contatto con la maschia virilità della sveglia all'alba. No, ma decennio. Del passo del ghepardo nel fango. Ma non si fanno più. Una full immersion nelle educative punizioni con le flessioni. Ma guardi, sì. E infine la riscoperta dell'allegro camiratismo a sfottere i ricchioni. No, 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 sta dicendo cose irricevibili. Ah, perché... dico la verità, le nuove generazioni sono una compagnia di pagine di stracchini molli. Questo che passano le notti come pipistrelli nei locali lerci a nutrirsi di salmonellosi, ma no. baciandosi nelle toilette. Vabbè, dando vita alla sagra della mononucleosi. Vanno in discoteca e nei locali. Non sanno più neanche loro di che sesso sono. I maschi di oggi si depilano e hanno il ciclo. Ma cosa sta dicendo? La naia come una volta sarebbe un toccasana, no. un po' di sano nonnismo, ma dove non finisci può. In un armadietto a fare il jukebox. Ma è terribile. O col culo per terra perché ti tagliano la branda. Ma capisce che non Io, si può. Io per esempio come atto di nonismo sono sì. finito un anno. In una camerata con dei pugliesi. Ah, ecco, allora no, tanto è un privilegio. Non inizi con i meridionali, per favore, perché la verità no, a me non... quel periodo ha fatto benissimo. Ma sì, ho capito, ma non è... È lì che ho imparato a distinguere le varie razze di meridionali. Che non esistono, sono tutte persone meravigliose. Li riconoscevo dal manto, dalle impronte delle zampe. Ma la smetta. Ho imparato come marcano il territorio. La smetta. Ho appreso la grande divisione fra quelli che friggono e quelli che prediligono inghiottire la preda viva. Cosa sta dicendo? La vuole smettere? Ah, ma perché? Lo sanno tutti che i terroni ingoiano il cibo intero come gli anaconda. Ma perché? Poi ci mettono ma anche perché? Una settimana per mandar giù il boccone. Mamma mia. Ma tanto sul divano non hanno altro da fare. Va il divano adesso. Il fatto è che quando non c'è più la naia alle nuove generazioni manca un passaggio, saltano la gavetta. Ma guardi, quello forse... Non capiscono che la vita va affrontata col duro lavoro puntando solo sul merito. Sì, esatto. Per poi ottenere un premio. Certo. Tipo quello che Berlusconi ha promesso ai giocatori del Monza. No, non è un premio ma quello. No, sì, ho un pullman pieno di troie, tra le quali le mamme dei giornalisti che mi hanno processato.